Gabriele, un gol, il terzo in tua in stagione, anche se prima c'era un dibattito, sono 3, 3 e mezzo. Oggi in mossa da karateka. Sì, è stato un bellissimo gol. Appena ho visto la palla lì, ho provato questa giocata e per fortuna mi è riuscita e sono molto contento perché abbiamo iniziato il 2022 nei migliori dei modi e adesso con equilibrio dobbiamo continuare così su questa strada. Un Teramo che ha schierato oggi tanti nuovi giocatori, cosa è cambiato in squadra secondo te? Ma sicuramente i nuovi si sono calati nella realtà Teramo e quindi questo ci fa molto piacere. Sicuramente hanno portato più esperienza, hanno portato più agonismo in questa squadra che un po' peccava e adesso tutti insieme dobbiamo continuare ancora a crescere e a toglierci le soddisfazioni che nel girone di andata non abbiamo sfruttato. Senti Gabriele, una corsa verso la panchina, l'abbraccio, che cosa voleva dire quella corsa? Il gol per me vale sempre tanto perché comunque dopo quello che ho passato, soprattutto quest'anno quando vado in rete, sono molto contento perché mi vengono in mente tantissime cose, tantissime, come ti posso dire, critiche che ci sono e fanno parte di questo sport. Quindi è stata una gioia immensa, la volevo condividere con tutta la squadra perché sappiamo solo noi quello che abbiamo passato. Un Teramo più compatto, più concreto, ma anche più tranquillo sotto l'aspetto societario. Sì, sicuramente adesso è una situazione molto più tranquilla perché i presidenti ci hanno garantito tante cose e questo sicuramente quando scendiamo in campo fa molta differenza. E oggi si è visto che comunque questa pausa che c'è stata ci ha fatto del bene e dobbiamo, come ho detto prima, continuare così e dare continuità a questo risultato di oggi. Senti Gabriele, ti faccio una domanda perché alla fine si dice il Teramo può giocare anche con due punte e Bernardotto c'è. Nel tridente Bernardotto c'è con un tridente un po' strano con Mungo e Malotti. Bernardotto c'è, alla fine Bernardotto c'è sempre. Sì, io cerco di esserci sempre perché sono così come ragazzo, nel senso anche quando sto un po' acciaccato, non sto al 100%, cerco di esserci sempre perché mi metto sempre a disposizione, mi fa piacere e spero di dare continuità a quello che è stato oggi.